Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Cari amiche e cari amici di Radio 21 Aprile Web, sono in via la Madonna dei Monti 69 davanti a In5 Open Art Monti, dove tra un attimo sentiremo Monica che ci parla di questa mostra che è stata prorogata, Cambi di Scena. Le interviste di Radio 21 Aprile Web. Appunto stavamo cominciando a parlare di questa mostra Cambi di Scena che è stata prorogata fino al 6 di... Sì, sì, artista, fotografo, con queste fotografie bellissime, fotografie artistiche ovviamente, e è il protagonista di questa mostra fino al 6 luglio, quando ci sarà il doppio finissage. Così un grande successo, siamo riusciti anche ad avere molto apprezzamento, infatti alcune opere sono state già portate lì. Cambi di Scena perché? Cambi di Scena perché sono vari punti di vista, con la sua appunto macchina da presa, ma anche la sua creatività, quindi vari punti di vista sia sulla città sia proprio cambi di vista concettuali, come per esempio questo qui, che è un sipario teatrale che lui ha rielaborato. Sono vari fotogrammi, lui ci mette tantissimo a fare questi lavori e poi fa stampe su stampe per vedere insomma riuscire ad arrivare al suo obiettivo. Infatti quest'opera, quando la luce è spenta, viene fuori come se si accendesse, e da questo abbiamo anche poi quest'opera c'è anche, che si chiama appunto Cambi di Scena, ci ha ispirato per questa mostra, perché appunto sono sue visuali punti di vista anche sulla città di Roma, come per esempio queste in cui lui unisce foto di tombini con immagini figurative. Sì, i sanpietrini vedo. Sanpietrini, sì, e anche dei tombini così chiusini di Roma, che rappresentano anche un po' quella, la parte diciamo così figurativa di Roma, no? Quindi ha dato anche un'immagine a Roma dal suo punto di vista, ecco. Quindi Cambi di Scena per questo. Poi ci sono queste sue composizioni, come anche questa bianco e nero, in cui lui unisce tantissimi fotogrammi. Poi la stampa è su, questa è su proprio tela, se no è carta cotonata su alluminio, quindi sono lavorazioni particolari, sì, particolari. Sono e quindi il finissage ci sarà il 6. Io ho visto una volta, sono passata, non ci siamo incrociate, era bellissimo perché c'erano persone fuori. Sì, le persone amano venire qui perché comunque c'è convivialità, oltre che arte e bellezza ovviamente. Infatti. Quindi però dobbiamo anche ritrovare una sana convivialità nel rispetto di tutto e delle regole. Qualche cambio di scena, speriamo, sì, di riuscire ad avere. Infatti Cambi di Scena era anche riferito a questo, perché era la sua prima personale dopo il lockdown, la pausa che è stata di circa un anno e mezzo. E poi il 15 abbiamo due bravissime artiste, Re Barbus e Silvia Tobrini, con queste artiste fenomenali che ho il piacere di ospitare, e quindi vi invitiamo il 15, anche, o il 6 o il 15 luglio, quindi non potete mancare. E poi con l'appuntamento di Roma Jewelry Week, che sarà ad ottobre, molto importante, che coinvolgerà tutto il territorio di Roma. E quella che sarà l'auditorium di Mecenate? Avremo una grande esposizione importante nell'auditorium di Mecenate, che è appunto quella che era il luogo dove declamavano poesie Orazio, Virgilio, quindi un luogo anche simbolico. Stupendo, sì. Dove appunto esporremo proprio i selezionati del premio In5 Open Art Monti. E però tutta la città di Roma sarà coinvolta a partecipare a questo evento dedicato proprio al gioiello in tutte le sue forme: gioiello contemporaneo, gioiello artistico, gioiello d'autore e delle realtà storiche di Roma, perché Roma comunque ha una grande base culturale proprio legata all'arte orafa. Quindi noi vogliamo che riviva
in questo senso. Ripeti solo le date, per favore, sì. Del giugno. Allora, la settimana è dall'11 al 17 ottobre, okay. E l'esposizione all'Auditorium di Mecenate è dal 15 al 17, quindi venerdì, sabato e domenica c'è, diciamo, l'esposizione finale, però dall'11 al 17 ci saranno tante altre esposizioni, eventi, presentazioni di libri, ci sono le scuole, c'è lo IED, c'è... Officine Talenti Preziosi, l'Associazione del Gioiello Contemporaneo, il Nobile Collegio degli Orefici con Sant'Eligio, che siamo onorati di averli come ospiti, quindi insomma sì, tanti da non perdere, come Laura Pochet, astrologo Pochet, che ci sta veramente dando grande collaborazione, perché anche lei è di Roma, e Ufficio Stampa Eugenia Gadaleda, con il nostro bravissimo artista Emanuele Leonardi, che è colui che un po' anche mi ha introdotto in questo grande campo affascinante, sì, del gioiello contemporaneo. E poi ci saranno presentazioni di libri con Bianca Cappello, che anche lei è una bravissima storica e critica del gioiello. E quindi insomma non possiamo mancare assolutamente. Grazie Monica. Grazie mille. Radio 21 Aprile Web, by Quid Melius Roma.